Siamo a Vaglio Terme e incontriamo Sergio Berardi, titolare delle Terme di Vaglio e Acqua Castello, che festeggia i 55 anni e inaugura un nuovo padiglione. Sì, con piacere e onore oggi festeggiamo i 55 anni da quando il Ministero della Sanità autorizzò le qualità terapeutiche e preventive dell'Acqua Castello e quindi da allora contiamo i lustri e oggi in occasione di quel compleanno inauguriamo anche la nuova struttura di Terme di Vaglio, il nuovo centro eventi e i nuovi reparti termali. Terme di Vaglio è una piccola struttura accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale al primo livello e offre a tutti coloro che ne beneficiano cure idropiniche e cure inalatorie, che sono appunto due applicazioni dell'Acqua Castello delle Terme di Vaglio. Inoltre io amo ripetere che le Terme di Vaglio non sono solo un luogo di prevenzione e cura, ma anche un bel parco, un centro eventi e un luogo aperto alla gente. E quindi ci sembrava importante festeggiare oggi questa nuova struttura proprio per offrirla a tutti i bresciani e non, perché costituisce una delle tante perle che abbiamo sul Lago di Garda e in Valle Sabbia e quindi merita di essere valorizzata e di essere fatta conoscere ai più. Questo è il nostro obiettivo, è il nostro tentativo. Speriamo che al più presto, grazie anche al vostro aiuto, si possa incontrare la gente e si possano apprezzare le qualità del nostro territorio. Terme di Vaglio in un contesto bellissimo, spettacolare, qui si viene anche per passeggiare, è un grande spazio, un grande parco e poi c'è il centro benessere, bed and breakfast, quante altre strutture ci sono in questo contesto splendido? Sì, diciamo che abbiamo riorganizzato con questo progetto tutto questo che è l'ambito di Terme di Vaglio in questo grande parco e ci sono vari servizi, oltre ai servizi appunto curativi di prevenzione abbiamo da qualche anno aperto e stiamo ultimando, adesso ampliando un centro benessere proprio perché ripeto, Terme non vuol dire solo cura ma vuol dire anche relax, vuol dire benessere per un giorno, per un weekend e quindi abbiamo associato quella che è la tradizionale bevuta dell'Acqua Castello oppure alla cura inalatoria, abbiamo associato appunto il benessere, la possibilità di stazionare in Vaglio, ci sono alberghi, c'è un nuovo bed and breakfast collegato alle terme e quindi ogni anno cerchiamo di dare un qualcosa di più proprio per offrire un pacchetto alla clientela che soggiorna sul Garda e che può godere insieme ai benefici del lago anche quelli delle terme e del benessere. Non ultimo, mi piace ricordare che insieme alla Regione Lombardia e grazie anche a un suo cofinanziamento stiamo realizzando come Fonti di Vaglio un ostello per la gioventù in vista anche di Expo 2016 e questa sarà una delle 65 strutture cofinanziate da Regione per offrire al turismo giovanile l'opportunità delle terme, del benessere e quindi anche dello sfruttamento dei laghi, delle piste ciclabili e tutto ciò che porta anche alle terme. Lo dico con soddisfazione perché è stato un progetto difficile, un percorso difficile, però in questo caso anche il pubblico ci ha premiato e speriamo quindi all'anno prossimo di inaugurare anche una nuova struttura. Allora, arrivederci alle Terme di Vaglio.